Buongiorno a tutti, allora perdonatemi questi capelli, ma praticamente li ho messi con la spuma vecchissima che ho ritrovato, non lo so, in un cassetto. Ho detto, siccome non mi piacevano come stavano, perché non erano né lisci né ricci ed erano un po' stoppacciosi, ho detto, vabbè, proviamo con la spuma come stanno e vabbè, tanto oggi li devo lavare e quindi... Li lascio così e poi li lavo. Quindi perdonatemi questa acconciatura, cioè, proprio brutta, brutta scena, lo so, me ne rendo conto, ma questa maglietta con scritto CDCitudine non è a caso che l'ho comprata, che l'ho presa. Ci sarà un motivo, no? Ecco, appunto, in primis, per come stanno sempre i miei capelli. Vabbè, sto resistendo a tagliarli perché io vorrei tagliarli. Ma sto resistendo perché voglio farmi un taglio almeno alle spalle, un po' più lungo davanti alle spalle, un po' appunto mosso che mi piace, quindi sto proprio resistendo e quindi sono ingestibili. Quindi perdonatemi. Allora, sono andata da Risparmio Casa e ho preso un po' di cose per la casa, per il bimbo, per la bimba e per me. Allora, qualche cosa è una novità? E l'ho presa alcune cose per curiosità, altre per esigenze, poi mano a mano che insomma ve le faccio vedere ve ne parlo. La prima cosa che ho fatto è ho comprato 4 pacchi di pannolini perché nello scorso svuota la spesa Maurice avevo preso il paccone da 45 ma era taglia 4 e io non so perché, ma il bimbo porta taglia 5 e quindi non so perché io ho preso la 4. Gliela sto un pacco l'ho aperto e glielo sto continuando a mettere. Devo dire che la mutandina gli sta giusta giusta, gli sta benissimo, prende tutto quello che deve prendere e quindi comunque è funzionale e comunque gli sta, quindi sono contenta di questo. Gli altri 2 pacchi li ho dati appunto a una mia amica che lei ha un bimbo e sempre di 6-7 mesi e quindi sta usando la taglia 4 e quindi per lei va bene. Tutto sommato, insomma, sto notando che comunque tiene e diciamo che è molto più slim, ecco, però vabbè, gli ho ripreso 4 pacchi di taglia 5, ecco qua, questi. E quindi praticamente adesso che finirò quel pacco, userò questi, continuerò ad usare questi, comunque sia ci si trova bene. Poi, sempre per lui, ho preso perché mi sono resa conto che di tutte le salviettine, a parte quelli della Nata Baby che io non le trovo più specifiche per il bimbo, se non quelle con, ve lo ripeto sempre, con la linguetta, quella di plastica morbida, che no, io mi trovo un sacco bene e secondo me è la migliore, dopo quella ovviamente, con queste della Fresh and Clean Baby Pediatric. L'altro giorno sono andata al Dema nel video che vi ho fatto vedere prima di questo e l'ho visto e stavano anche al Dema, costavano 2,99 euro. Queste invece costano 1,99 euro e sono le migliori. Quindi ne ho prese 2 pacchi, erano rimaste 4 confezioni, ma ne ho prese solo 2. Stavolta mi sono tenuta dei pannolini, erano rimaste 5 confezioni. E ne ho prese 4. Bene, vabbè, io sono sempre quella che prende sempre le ultime cose. Poi, allora, per mia figlia, allora io sto usando lo shampoo, quello Johnson & Johnson, non lacrime, e sto usando il balsamo mio perché mi sto accorgendo che ha bisogno pure del balsamo. Poi, però, chiedendo a una mia amica, le ho detto appunto: ma che shampoo usi per i bimbi? E lei mi ha detto che usa quello della Garnier. Quindi ho comprato l'ultra dolce della Garnier Bambini 2 in 1, shampoo e balsamo. Perfetto, c'è anche scritto testato sotto controllo pediatrico. Quindi questo qui nutriente e ipoallergenico.
Delicatezza d'avena, no, nutriente me lo sono inventato, non c'è scritto, ma comunque sia all'avena. Questo qui e l'ho preso anche quest'altro, e sempre bambini due in uno, albicocca e fiori di cotone. Anche questo sotto controllo pediatrico, insomma, non brucia gli occhi. Ah, forse questo. Ah, non brucia gli occhi e mai più nodi, quindi meno male, c'è scritto che non brucia gli occhi in tutte e due e voglio provarlo. Certo, non lo proverò subito perché io comunque sia faccio sempre uno shampoo solo, non due, perché li sto lavando tutti i giorni quasi e quindi insomma è arrivata a metà, quindi quando finirò questo proverò questi altri due. E quindi però li ho presi perché? Perché poi io me ne scordo, cioè io se non... se non compro le cose quando me ne ricordo, poi dopo io me ne dimentico e quando mi servono, magari non trovo il tempo di andarlo a comprare e quindi. Poi, allora, sempre per la bimba le ho preso, in realtà sta usando il detergente intimo, quello della Saugella, quello rosa, però le ho voluto provare anche questo, sempre perché comunque sia, certo, costa 88 centesimi. Insomma, è delicato, ma lascia il tempo che trova. L'ho comprato perché c'è scritto calendula e qui su, non metterà mai a fuoco, mai, quindi è inutile che ci provi. Comunque sia, so, è la calendula e gliel'ho voluto prendere perché, insomma, così è ancora più delicato. E niente, quindi semplicissimo della Dermomed, 88 centesimi. Tanto sto usando ancora quello della Saugella e quindi per avere un cambio e anche per provarlo magari in contemporanea, così se le va bene anche questo, siamo tutti più contenti. Poi, rimanendo in doccia, allora, ho comprato questa, l'ho voluto provare, questa qua è la mousse doccia, questa credo che sia una mousse che poi diventa un olio, però è per lavarsi, credo di sì, che sia così, insomma ero curiosissima di provarlo, sto usando ancora quello della Palmolive perché ne ho comprato un bottiglione e ovviamente con la spugna. Io ne metto un po' e poi mi basta per tutta la doccia, insomma. Però ero curiosissima di provarlo e ho detto, siccome ero in vena di ricordarmi le cose da comprare così per sfizio, allora l'ho comprato. E all'olio di argan perché c'era quello al cocco, a me piace il cocco, però avevo paura che insomma magari mi risultasse troppo dolce e quindi siccome le cose all'olio di argan non mi dispiacciono, ho voluto provare questa. Poi sempre per la doccia ho comprato questo con olio di avocado e papaya, questa qua della Felce Azzurra, perché la Felce Azzurra è comunque una marca antica, come la Dove anche, e i loro prodotti mi sono comunque sempre piaciuti e poi non lo so, mi ispirava la confezione. Questo è un olio doccia idratante e mi ispirava la confezione e quindi poi stavo là vicino, ho visto l'avocado e ho detto sì, vai, lo compro, l'ho comprato solo per l'avocado. Sì, poi allora io sto usando come protezione che mi metto anche in viso quella o quella della Roche-Posay 50 più bambini oppure sempre bambini 50 più quella della Omia, è un latte solare. Però ho detto ok, ma per farmelo forse insomma provo a vedere se magari in faccia la sensazione è diversa, ho voluto provare un solare. Per il viso specifico cercavo quello della Vaillant Tropic, ma erano tutti aperti, ma era protezione 30 e ho detto no, e 30 non ci faccio assolutamente niente, anche perché io ho il viso macchiato e quindi e poi ho il viso proprio delicatissimo e quindi 30 a me mi fa un baffo e quindi ho preso questa dell'Equilibra. Dell'Equilibra, sì, a 50 più crema solare viso. Allora, devo dire che a me i prodotti con l'aloe non è che piacciono perché qualche volta anche con il prodotto dell'aloe o comunque sia con le creme viso all'aloe,
non notavo tutta questa differenza, questa delicatezza, anzi, devo dire che i prodotti con l'aloe non mi performano come quelli che non ce l'hanno, però era l'unica e quindi l'ho presa lo stesso e pazienza, comunque sia, ho preso questa e vediamo, mi sembra che l'abbia pagata 8,80 euro, mi sembra, no, sì, all'incirca 9 euro, 10 euro, sotto 10 euro. Poi, allora, sempre per me, e per il mare, diciamo, siccome io uso il rasoio per depilarmi perché è più comodo, soltanto che adesso che ho bisogno fisiologico di mettermi in pantaloncini, praticamente mi riduco a usare il rasoio una volta sì e una volta no. E quindi ho detto no, non posso andare avanti così perché mi massacro le gambe, anche se uso quello della Wilkinson con quattro lame che è ultra delicato, è stra buonissimo, però per l'estate, siccome non dovrei fare un uso troppo spropositato, ho detto no. Volevo tornare alla cera, quella proprio con le strisce, con la cera, quella a caldo che insomma passi sulla gamba e strappi, ma Bimbo non me lo permette e poi ho detto no, troppe cose in giro, il bagno non è grandissimo e allora ho preferito comprarmi delle strisce depilatorie. Allora, siccome io non sono un'esperta di strisce depilatorie, anzi, consigliatemi voi, io ho la pelle stradelicata e quindi praticamente anche se ci metto la crema, l'olio, quello che vi pare, ma si irritava tanto. Allora ho voluto provare delle strisce, ne ho prese di due marche perché vi ripeto non ne capisco nulla. Quando le prese anni fa, quelle della Vet, però non mi ricordo, insomma, non mi ricordo come mi ci trovavo. Poi comunque tanto adesso le cose, le formulazioni anche cambiano continuamente. Io erano secoli che non le compravo, ero passata alla cera, ma no. E quindi ho provato queste. Allora, ho preso queste qui della Natura Verde, strisce depilatorie e corpo, perché tanto a me servono solo per le gambe. E quindi ho voluto provare queste perché c'è scritto per pelli sensibili e poi accanto per di corti e per me insomma va bene perché comunque sì adesso sono corti quando andrò a usarle e quindi va bene. Poi ho voluto provare un'altra marca, questa della Streppo professionale epilazione perfetta come dall'estetista, queste qui al miele, cera naturale, karité e vitamina E. Vediamo come sono, boh. Anzi, se magari mi consigliate voi qualcosa, sempre a livello di striscia, perché ve l'ho detto, non riesco a usare la cera e non ho minimamente la fantasia di farlo. E quindi, poi rimanendo sempre in tema bagno, allora per la mia bimba ho comprato questo spazzolino che va elettrico, va a pile, perché me l'ha chiesto lei. Gliel'avevo comprato tempo fa delle LOL che avevo trovato da acquasapone. Sono andata l'altra volta da Maurice, ma no, c'era soltanto l'Oral-B di Frozen, ma era quello classico, quello che si ricarica con la base, e quindi no, insomma, anche perché poi penso che lei alterna, insomma, le va un po' questo, un po' quello manuale, quindi insomma era una spesa un po' troppo eccessiva. Poi non tanto, perché veniva 20 euro, quindi insomma. Però io ho voluto prendere questo, purtroppo c'era solo così, semplice, senza nessun cartone o disegnino, e pazienza. E niente, vediamo, insomma, questo qua della Colgate o Colgate, non so come si dica, e vediamo. E poi per me, vabbè, mi servivano, ho comprato questi che ve li faccio vedere a fare, così, wow. Poi, rimanendo in tema bagno, ho comprato due confezioni diverse di carta igienica. Allora, ho comprato questa due veli, cioè per cercare quella due veli
Mi sono impazzita, ho pure pensato, oddio, non la fanno più perché veramente stava in basso e l'ho dovuta cercare con il lanternino. E ho comprato due tipi, questa che c'è scritto che vale 10 rotoli e è sempre a marchio Risparmio Casa, e poi quest'altra invece che c'è scritto sempre 2400 strati. E questa qui così, sempre due veli. Poi, per quanto riguarda sempre il bagno, diciamo, lavatrici, allora ho ricomprato questo perché mi piace molto. E poi era, non mi andava di comprare quello per la, della Winnis perché. Cioè, il fatto che sia appunto un prodotto naturale o comunque sia ecosostenibile, per carità, va tutto bene, però quando si tratta di pulire strong la lavatrice, siccome io ho l'acqua molto molto dura, durissima, ho detto ma quanto sarà affidabile quella anticalcare, comunque, quindi che poi è appunto anticalcare, ma che non deve fare solo in quel momento, ma deve magari anche togliermi il calcare dei lavaggi precedenti, no? E quindi ho detto, boh, mi sono trovata benissimo con il Napisan e ho ripreso il Napisan, che è anche igienizzante. Stavo comprando quello della Sole, che erano due, in una confezione, ma non c'era scritto che igienizzava e quindi non l'ho preso, e quindi ho preso questo qui. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, stavolta il bimbo era sul carrello, bello sveglio, e quindi ho potuto caricarmi, insomma, di parecchi detersivi. Uno fra questi ho preso l'ammorbidente, uguale a quell'altro, sempre con la stessa fragranza. E poi ho preso anche quello lavatrice, c'era solo la lavanda, mi sembra. Vabbè, ho preso questo qui, tanto la lavanda non si sente minimamente, insomma, non so perché ci sia scritto. Vabbè. Poi c'era l'offerta della Ajax e ho preso questa maxi convenienza, questo flacone grandissimo che è anche disinfettante. Poi ho preso questo qui per il bagno perché era sempre in offerta della Lisoform, igienizia sbianca, non è presidio medico chirurgico, o perlomeno non c'è scritto. Pazienza, ok, mi è sfuggito. Poi ho preso per il bagno questo ace senza candeggina perché c'è scritto che è sicuro sulle cromature e sto facendo caso proprio a quelli che hanno questa dicitura. Quindi questo qui, ace senza candeggina, e poi ho preso anche lo sgrassatore igienizzante senza, sempre ace senza candeggina. Questo qui, eccolo qui. Poi ho preso per la lavapiatti il sale della Winnis, e le cose appunto cucina e bagno sono terminate. Ho preso delle cose di cancelleria. Allora, prima fra tutto, siccome ho risistemato tutti i documenti e qualcosa l'ho dovuto lasciare sfusi perché volevo comprare dei raccoglitori. Ora vi faccio vedere, ho comprato questa valigetta, ok, dove dentro ha dei separatori, vedete, tutti colorati, proprio perché così posso disporre meglio i documenti, che siano bollette, contratti, insomma, cose, insomma, che sia necessario appunto metterne una separata dall'altra. Poi ho comprato lo scotch, questo qui, tre pacchi di scotch, e poi ho preso per mia figlia, sono tornati questi quadernini qui, che dentro sono bianchi e sono praticissimi perché sono piccoli, ma sono comunque, cioè, ci viene un bel disegno e sono fantastici. Questi non li avevo più trovati quando ero andata da Risparmio Casa e ne ho presi 6. Perché mia figlia, cioè, quei quadernoni ne fa una sera, insomma, se noi andiamo da qualche parte, lei uno se lo brucia subito. E quindi ho preso questi, ne ho presi 6, ne avrò lasciati lì 4, però vabbè, li ho lasciati, ho lasciato il prodotto, insomma, non ho preso gli ultimi. E
poi ultimissima ho preso queste scatole, una grigia, vedete che hanno una parte che rimane trasparente, questa qui l'ho presa, una grigia e una rosa. Allora c'è scritto che sono per le scarpe, ma io le utilizzo, sono piccoline, le userò per metterci il cambio, i cambi di stagione, insomma, e quindi rosa ovviamente lo utilizzerò per la mia bimba e quell'altro per me, ma insomma ho bisogno di queste scatole che sono rigide perché ne metto una sopra l'altra. Allora, questa era tutta la mia spesa. Vado di corsa perché adesso devo andare a prendere la bimba a scuola. È il suo ultimo giorno di scuola e mi dispiace tanto. Mi dispiace perché adesso tutta l'estate non li vedrà tutti i compagnetti, magari ne vedrà solo uno o due e quindi questa cosa mi dispiace, anche se già al mare ha familiarizzato con la vicina che fortunatamente ha una bimba e quindi già lei adesso vuole andare al mare e a giocare con questa bimba, quindi sono contentissima, e perché la mia bimba da che fino a 2 anni, fino a che non l'ho mandata al nido, era molto chiusa. Adesso è amicona di tutti e quindi mi fa piacere che ci siano altri bambini con cui lei possa giocare. E mi dispiace proprio per questo motivo che la scuola sia terminata, perché hanno un giardino veramente bello con un sacco di giochi e quindi era proprio contenta. Io la vedevo, era felicissima, cioè lei è felicissima. E mi dispiace per la maestra che spero ci sia sempre l'anno prossimo. Io gliel'ho chiesto se ci sarà, e ho detto di sì, però sai, queste cose mai dire mai. E mi dispiace perché era veramente brava, quindi insomma. E poi perché comunque sia, come succede con me, quando finisce scuola si finisce un percorso, un ciclo, quindi c'è proprio la fine di qualcosa ed è brutto, no? Quindi insomma, mi fa un po' tristezza e quindi niente, vabbè, oddio, vabbè, sembra che vabbè. E io vi ringrazio, è stato un video poco chiacchiericcio, ma perché avevo veramente pochissimo tempo. E finalmente però ho fatto tanta tanta spesa perché lui avevo il carrello e quindi ho potuto riempirlo più che potevo e niente, io vi ringrazio di aver guardato il video, anche insomma di essere arrivati fino a qui e grazie come sempre, un abbraccio, alla prossima.